Buongiorno, allora oggi ho intenzione di fare una frittatona con le cipolle, che è semplicissima da fare, buonissima, solo la scocciatura è tagliare a fettine tutte queste cipolle e farle stufare, anche perché io ho provato tutte le tecniche che ho letto su internet, ma piango come una fontana ogni volta che le devo tagliare. Dopo aver pianto tutte le mie lacrime, ho messo un bel po' d'olio e adesso le farò soffriggere, ci vogliono una ventina di minuti per cuocere tutte queste cipolle. Sembrano tante, ma poi ridurranno di volume. Ma voi come fate? Come fate? Avete un metodo veramente provato per non piangere quando tagliate le cipolle? Io non lo so. Cioè, le lacrime mi scendono a fiumi. Mamma mia! Allora, ho aggiustato di sale e adesso le faccio cuocere. Allora, le cipolle sono ben stufate, anzi bruciacchiate, mi piacciono così. Adesso sbatto 4 uova con un pizzico di sale, di pepe, un po' di parmigiano e ce le verso sopra. Ho sbattuto le uova, ho messo un po' di parmigiano e un goccino di latte e adesso continuo a sbattere. Ho messo il sale, adesso metto anche un pizzico di pepe. Adesso verso il composto di uova sulle cipolle. Abbasso la fiamma e metto il coperchio. Ho messo il coperchio e continuo la cottura 5 minuti. Poi, aiutandomi con un piatto piano, girerò la frittata. Sono passati 5 minuti, con l'aiuto di un piatto ho girato la frittata. Vedete che bell'aspetto bruciacchiato? Mamma mia, che profumo! 5 minuti di cottura con il coperchio, perché adesso metto il coperchio. Abbasso la fiamma, 5 minuti ed è pronto.